Elezioni regionali Marche 2020. Come si vota? Domenica 20 settembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15 presentati con un documento di identità e la tessera elettorale. Barra il simbolo della Lega e scrivi Carloni. Il tuo voto conta. Buon pomeriggio dalla redazione di Faninforma e benvenuti all'ultimo appuntamento con l'informazione della settimana. Prima dell'inizio dell'anno scolastico, i presidi d'Italia avevano lanciato l'allarme sulla carenza d'organico. Ad una settimana di distanza, la situazione è notevolmente cambiata. Il servizio di Lino Balestra. Le cose indubbiamente stanno migliorando lentamente, ma stanno migliorando, soprattutto con la presenza dell'organico quasi al completo, più o meno dappertutto. Certo, ci siamo mossi un po' a macchia di leopardo, non tutte le regioni hanno avuto la stessa celerità. Noi nelle Marche abbiamo avuto qualche problema, solo ieri, ma anche oggi abbiamo le ultime, diciamo così, l'ultimo completamento. Solo ieri abbiamo avuto la maggior parte dei docenti nominati, quelli che devono essere nominati, cioè i supplenti, quelli che hanno un incarico annuale. E capisci che sostanzialmente cos'è? Siamo già una settimana dall'inizio della scuola, fondamentalmente, e questo ci ha creato notevoli complicazioni. Abbiamo avuto per i primi giorni il 20-30% di cattedre vacanti sostanzialmente, che devono essere sostituite da chi? Dagli altri colleghi, dai bidelli, dai assistenti tecnici. È stato abbastanza complicato e questo davvero è successo più o meno dappertutto nelle Marche. Se avessimo ritardato di una settimana avremmo fatto tutte le operazioni e saremmo ripartiti praticamente al completo senza complicazioni ulteriori. Già quelle del Covid ci bastano e avanzano. Quindi lunedì tutti i ragazzi avranno il loro docente? Sì, lunedì. Presumo proprio di sì, sì. Continuiamo a parlare di scuola. Questa mattina siamo andati ai servizi educativi del comune di Fano, dove abbiamo fatto il punto della prima settimana di lezioni con l'assessore Samuele Mascarin. La prima settimana di scuola è giunta al termine e noi in questi giorni abbiamo cercato di farvi vedere da vicino la situazione, parlando di trasporti, parlando del servizio refezione e anche sentendo il punto di vista dei sindacati. Oggi invece facciamo un resoconto con i servizi educativi. Andiamo a parlare con l'assessore Samuele Mascarin. Beh, intanto c'è un risultato importante, non scontato, che è quello di aver riaperto tutte e 47 le strutture scolastiche della nostra città. Risultato importante non scontato perché purtroppo ancora in quasi il 40% dell'Italia la scuola non è ripartita. Noi l'abbiamo fatto in sicurezza, avviando dal primo giorno sia il servizio di refezione scolastica sia il servizio di scuolabus. Ovviamente ci sono ancora molti problemi, disagi da dover affrontare in collaborazione con le dirigenze scolastiche. Elementi di difficoltà ovviamente minori, ma che tuttavia vanno affrontati. È il motivo per cui anche in questi giorni continuano a lavorare le nostre squadre e le ditte incaricate, così come anche il lavoro degli uffici dei servizi educativi insieme alle segreterie delle scuole per poter appianare ogni difficoltà di questo avvio di anno, che è veramente un anno eccezionale, un'esperienza nuova, inedita per tutti noi, una grandissima prova che però giorno dopo giorno stiamo già iniziando a vincere, e credo che questo sia un messaggio importante da trasmettere a tutta la nostra comunità. Cambiamo argomento. Dopo mesi di lockdown ha finalmente riaperto la sala cubo del quartiere di San Lazzaro, punto di ritrovo di tantissimi giovani della città. Il servizio di Matteo Del Vecchio. Nel graduale ritorno alla normalità, che tutti ci auguriamo avvenga quanto prima, si inserisce anche la sala cubo di San Lazzaro, lo spazio di lettura e studio che dopo oltre 6 mesi torna ad ospitare i giovani della città. Questa aula studio era gestita in autogestione dai ragazzi, modalità che con le norme anti-Covid non è più possibile. Il comune in questo periodo si è dovuto riorganizzare grazie anche alla disponibilità di volontari di Ausar, che sono stati da noi formati con appunto corsi di formazione certificati e saranno loro a gestire, prendere le prenotazioni di questo spazio. Ricordo che per accedervi è necessario chiamare, prenotare al numero di telefono dedicato appunto per la aula cubo, venire con mascherina.
Durante il lockdown abbiamo capito quanta richiesta c'è di spazi da parte dei giovani. Voglio dire che sono già, è già da diverso tempo che sto lavorando appunto in giunta per individuare nuovi spazi nella città e restituire altre aule studio nei quartieri. Chiudiamo con un po' di colore e parliamo di carnevale. Mercoledì scorso si è svolta la prima assemblea post-Covid dell'ente carnevalesca. Vediamo com'è andata. Si è svolta la prima assemblea post-Covid dell'ente carnevalesca, che ha visto la sala della cooperativa Tre Ponti con un buon numero di soci e una presidente più commossa che mai. Dopo l'approvazione del bilancio 2018-19, chiuso con un attivo di 10.000 euro, Gian Marioli ha preso la parola e ha fatto il punto della situazione. «Questo è il primo incontro dopo tanto tempo», ha commentato emozionata la presidente, «e sono davvero felice di essere qui dopo tutto quello che abbiamo passato. La mia felicità viene per il grande lavoro che assieme ai consiglieri abbiamo fatto sul Carnevale di Fano. Siamo riusciti a portare tematiche sociali importanti, come la violenza sulle donne, in una manifestazione che è apparentemente frivola, ma che in realtà ha un'anima profonda e un potenziale illimitato». Oltre ad impegnarmi per regalare ai fanesi ancora altri grandi carnevali, ha sottolineato la presidente, mi impegnerò fino in fondo a riformare l'ente carnevalesca. Un'associazione culturale non può più farsi carico di una manifestazione importante come il Carnevale di Fano. In 150 anni non è mai stato fatto, ma mi batterò fino alla fine per trasformarla in una fondazione più strutturata e più idonea per la gestione di un evento di tale portata. A quel punto sarò veramente soddisfatta. Questo era l'ultimo servizio di oggi e vi ricordo che lunedì il WebTG di Faninforma non andrà in onda, ma verrà sostituito dalla maratona elettorale con la quale vi accompagneremo passo dopo passo allo spoglio delle elezioni. Grazie per averci seguito e buon weekend. Elezioni regionali Marche 2020. Come si vota? Domenica 20 settembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15 presentati con un documento di identità e la tessera elettorale. Barra il simbolo della Lega e scrivi Carloni. Il tuo voto conta.